ancora di Renzi? Ma io... Il PD è sicuramente ancora di Renzi, lo ha dimostrato anche la scelta di Del Rio e ancora di più di Marcucci, che è ancora più renziano di Renzi stesso, ammesso che sia possibile. Io trovo che in questi giorni il Partito Democratico stia facendo quello che ha fatto negli ultimi anni, cioè stia sbagliando. Non ho mai visto un partito che riesce a non imparare nulla dalle continue sconfitte che gli arrivano sul groppone. È qualcosa di straordinario. Ogni volta perde e non fanno minimamente autocritica. Sono lì tranquilli che continuano a dire sì, ma ha sbagliato l'elettorato, sì, ma non ci hanno capito, abbiamo sbagliato qualche parola, ma abbiamo fatto tutto bene. Io trovo che l'atteggiamento di Renzi e del Partito Democratico a oggi sia l'atteggiamento vecchio di una politica veramente desueta, che è tanto peggio, tanto meglio. Cioè, tifo che Di Maio e Salvini sbaglino tutto per poi tornare alla cassa fra 3-4 anni. Però, visto che c'è Emiliano in collegamento, io vorrei anche mettere in gioco di nuovo lui. In questo senso, secondo me l'alternativa a Di Maio Salvini è il Movimento 5 Stelle che dialoga con un Partito Democratico derenzizzato. Però la domanda è: quando ci sarà questo Partito Democratico derenzizzato? E ancora, l'elettorato, proprio la base, a oggi è dalla parte di Renzi, cioè guarda un accordo PD 5 Stelle come se fosse la lebbra e il tifo, o invece la pensa un po' come Cuperlo, come Emiliano, come Orlando, che dicono sì, i 5 Stelle non ci piacciono, però ne potremmo anche parlare. Questo secondo me è importante. L'elettorato oggi sta con Emiliano o sta con Renzi? E io non sono sicuro che sia con Emiliano. Aspetti a Emiliano.